L'elemento fondamentale per far sì che questo esperimento avvenga è cloruro di sodio. Il cloruro di sodio è chiamato comunemente sale da cucina ed è un cristallo ionico costituito da Na più e Cl meno. Le forze di attrazione tra gli ioni positivi e gli ioni negativi sono molto forti e per questo sono in grado di tenere fissi nel proprio reticolo cristallino sia gli ioni positivi che gli ioni negativi. Sciogliendo in una soluzione acquosa, in questo caso acqua, il cloruro di sodio, i legami si rompono e per questo gli ioni sia positivi che negativi sono in grado di muoversi liberamente nella soluzione. Immergendo nella soluzione di acqua e cloruro di sodio due elettrodi, viene applicata una differenza di potenziale tra essi e quindi si crea un campo elettrico, facendo sì che gli ioni positivi si spostino verso il catodo e gli ioni negativi si spostino verso l'anodo. Il catodo in questo caso è l'elettrodo negativo, mentre l'anodo è l'elettrodo positivo. Questo permette la chiusura del circuito e quindi il LED si accenderà. Nella soluzione però non sono presenti soltanto gli ioni Na più e Cl meno del cloruro di sodio, ma anche tracce di H più e OH meno che derivano dalla molecola di acqua. Le reazioni che avvengono quindi sono quattro, non due, ma ne prevalgono soltanto due. Una per il catodo e una per l'anodo. Per il catodo avvengono due reazioni, ma prevale solo la seconda, che sarebbe acqua più due elettroni, che dà H2 più 2OH-. Mentre per l'anodo avvengono anche in essa due reazioni, ma ne prevale soltanto una, che sarebbe 2 cloro meno due elettroni, che dà Cl2. La reazione completa quindi sarebbe due molecole di acqua più due cloro meno che dà H2 più Cl2 più 2OH meno. Queste sono le reazioni che avvengono.